Buonasera a tutti ragazzi, oggi siamo qui per iniziare una nuova serie, un po' di tutorial, visto che siamo costretti in casa per questa quarantena. Sfruttiamo il tempo per fare un po' di tutorial sul come si programma una centralina DMX per pilotare i fari. Lo faremo con una centralina DMX semplice, una di quelle più vendute e più facilmente trovabili in commercio, che viene spesso utilizzata proprio anche per chi magari ha qualche faro DMX senza necessariamente andare a incastrarsi in centraline molto complesse e quindi rimaniamo più, diciamo, user friendly e quindi su prodotti consumer piuttosto che su prodotti specifici troppo professionali. Usiamo una piccola testa mobile a LED, una mini wash per vedere gli effetti della nostra programmazione e appunto qui abbiamo la nostra centralina, come dicevo prima, una delle più vendute, lasciando perdere la marca, sostanzialmente quelle di questo tipo sono più o meno tutte uguali, funzionano tutte allo stesso modo e quindi al di là del fatto che questa sia una Starville piuttosto che una Proel piuttosto che una qualsiasi altra marca, comunque queste fatte in questo modo sono riconoscibilissime e funzionano tutte allo stesso modo. Poi magari uno ha un tasto spostato in un punto piuttosto che in un altro, ma la sua funzione e la sua programmazione è esattamente identica. Bene ragazzi, ma prima di iniziare a cipollare attaccato alla centralina bisogna che facciamo un piccolo excursus su come funziona un faro, cioè come si fa a muovere un faro, perché si muove un faro. Il faro si muove perché non fa altro che inseguire due o più memorie. In poche parole, come funziona? Funziona che noi si va a memorizzare una situazione, quindi un faro che illumina in un determinato punto, con un determinato colore, con una determinata funzione, quindi se c'è un gobo, se insomma noi ricreiamo una posizione statica e la memorizziamo. Dopodiché memorizziamo una seconda posizione statica, una seconda situazione statica, quindi il faro che anziché essere lì, facciamo il faro che illumina di là, con un altro colore o con lo stesso colore, con le stesse funzioni, però un'altra situazione statica e viene memorizzata. Dopodiché la nostra centralina non farà altro che con una determinata velocità, con una determinata tempistica e volendo anche con una determinata sequenza, mettere insieme appunto le varie sequenze, cioè le varie scene memorizzate. Ricordiamoci bene le parole tra scena e sequenza. Quindi noi memorizziamo delle scene, ovvero dei momenti statici, delle situazioni statiche che il faro è puntato in una determinata posizione con un determinato colore e si chiamano scene. Memorizziamo delle scene e la centralina, con ovviamente la nostra programmazione, le metterà insieme, metterà scena 1, scena 2, scena 4, scena 5 e così via, le metterà insieme. Verranno radunate in sequenze, quindi la sequenza non è altro che appunto sequenze di scene. Il movimento va da sé che è il richiamo tra una scena e l'altra. Se la scena 1 ero di qua e illuminavo lì, la scena 2 sono di là e illumino di là, il passaggio tra scena 1 e scena 2 genererà il movimento. Quindi da lì a là. Dopo poi avrò una scena 3 che magari illumina su e poi torno in scena 1. Quindi sarò scena 1, 2, 3, 1, 2, 3. Questo è il movimento del faro. Il faro si muove semplicemente perché vengono richiamate delle sequenze statiche. Lo spostamento tra una sequenza statica e l'altra genera il movimento. Così funziona il movimento delle teste mobili o comunque anche la modifica di una intensità di luce, di un faro PAR o di qualsiasi altra, diciamo, altro dispositivo comandato il DMX che possa prevedere appunto un tipo di transizione o comunque di movimento.